Oggi vi raccontiamo una storia, quella di Brian Vigorson, in arte Butch Vig, che a 38 anni, dopo aver prodotto Gish degli Smashing Pumpkins, Nevermind dei Nirvana, Dirty dei Sonic Youth e ancora un altro capolavoro, Siamese Dream degli Smashing Pumpkins, ebbene, hai 38 anni, hai già prodotto dei dischi fantastici con i quali potresti già tranquillamente vivere di rendita. Cosa fai? Io quasi quasi farei una band. Sì, farei una band. Senza grandi pretese. Con un nome un po' così, immondizia. Farei Garbage. Quando Butch Vig ha preso la decisione di formare i Garbage, aveva in mente un tipo di musica che faceva una band inglese, un duo formato da Tony Holiday e Dean Garcia, e si chiamavano Curve. A dire il vero, lui voleva proprio avere come cantante Tony Holiday dei Curve, questo personaggio carismatico, interessante, con una bella voce, una bella presenza scenica. Allora, la leggenda narra che Butch Vig chiamò Tony Holiday e le propose di diventare la cantante della sua nuova band. Ma questa incredibilmente rifiutò. Rifiutò perché disse che era troppo dentro il progetto Curve, che non lo riteneva finito e che quindi voleva andare avanti in quella strada. Siamo nel 1993 e i Curve, peraltro, hanno già dato quello che dovevano dare. Però Tony dice: "Guarda, se vuoi c'è una mia amica. Si chiama Shirley Manson, è stata per un po' la tastierista e backing vocalist dei Goodbye Mr. McKenzie, un gruppo scozzese che ha fatto poco successo. Lei è scozzese, è un po' un personaggio strano, un po' bizzarro, però forse può fare al caso tuo." E da questo caso strano di sliding doors della vita, che sono passate davanti a Tony Holiday e a Shirley Manson, che si formano i Garbage. Vi racconto questa storia perché oggi vi voglio parlare del mio ultimo acquisto, e cioè di Garbage, il primo album della band di Butch Vig con Shirley Manson alla voce. Edizione limitata, pubblicato per i 20 anni del disco, in realtà ne ha compiuti 25 perché è stato pubblicato il 15 agosto del 1995. Tanti auguri a Garbage. Questa è un'edizione limitata che ho comprato su Discogs da un collezionista olandese, un certo Melvin, che saluto. E la cosa bella è che si tratta di due vinili a 45 giri, non ho ancora capito perché, di colore pink traslucido, che fa molto il paio con la copertina dalle piume e la G in mezzo. L'album è stato registrato agli Smart Studios nel Wisconsin, che è anche il luogo di residenza di Butch Vig. È stato registrato interamente con tecnica analogica, perché Butch Vig è sempre stato
un produttore che ha lavorato con delle console analogiche. Ad esempio, Nevermind dei Nirvana l'ha registrato su una console Neve ai Sound City Studios in California. E quindi questa versione è rimasterizzata dai master analogici originali, quindi dovrebbe essere in teoria il non plus ultra. Il sound di questo album a me ricorda molto il sound dei Curve, quindi una grande texture di chitarra, dei ritmi quasi dance e poi questa voce femminile. Vi propongo in realtà due cose da questo album. La prima è Super Vixen, il primo brano, l'incipit dell'album, che ha una struttura che ricorda molto quella di Nevermind, quindi grande texture di chitarra e poi una parte più calma dove c'è solamente la voce e una linea di basso. La seconda cosa invece che vi voglio proporre oggi è Only Happy When It Rains, un brano che parla del bullismo di cui è stata vittima Shirley Manson quando era alle superiori, dove veniva bullizzata per i suoi capelli rossi e gli occhi troppo grandi. Questo la portò in una grande depressione, con anche delle situazioni di anoressia e automutilazione. Ed è forse da questo che è nato il suo carattere bizzarro. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated. And though I know you can't appreciate it, I'm only happy when it rains. You know I love it when the news is bad. Why it feels so good to feel so sad. I'm only happy when it rains. Mi è costato non poco portarmi a casa questa edizione limitata in doppio vinile trasparente rosa pink, però devo dire che il disco a me piace molto e che ne vale veramente la pena, io ve lo consiglio.